si fa vedere De Oro, la conclusione, adesso c'è Saavedra, uno contro uno con Zampoli e il Grosseto la sblocca. Neanche a dirlo, l'avevamo detto poco fa, Saavedra quando vede Trissino segna sempre. Per Tonci De Oro, attenzione, gli ruba la pallina Diogo Neves e viene steso letteralmente Diogo Neves mentre stava per andare. Fischia il direttore di gara che è Cristiano Parolin. Va nell'uno contro uno Giulio Cocco, vediamo, prova l'alza e schiaccia la parata da parte di Català e quindi nulla da fare. Provano a giocare in ampiezza i blu celesti, c'è spazio per Gavioli. Mendez, è molto chiusa la difesa del Grosseto che gioca con questo 2-1 per cercare di limitare al massimo la conclusione, specialmente da fuori degli avanti del Trissino che però la pareggiano con Jordi Mendez sul primo palo. La Coppa Italia di Serie B, stagione 23-24. Magia qui di Piccoli ed è stato asfaltato da Max Thiel che si becca il cartellino blu. Cocco contro Adrià Català. 1-1 il punteggio, tiro diretto a Trissino. Parte Cocco, la parata ancora una volta di Català e nuovamente la superiorità numerica per il Trissino adesso. Malagoli! Spacca la porta Andrea Malagoli, 2-1 Trissino. E quindi cambia il risultato subito al 22:30, la sassata di Malagoli sotto la traversa per il gol del Trissino, ma non c'è tempo neanche di commentare. Dietro porta, attende il rimorchio di Cocco, la parata di Català se la trova praticamente in mezzo alle gambe, attacca ancora il Trissino con Cocco e c'è il rigore per il Trissino, fallo di Paghi su Cocco. Dal dischetto stavolta va Jordi Mendez che sui rigori ha un 1-2 finora ed è 1-3 purtroppo. Si salva ancora una volta Català, è un assedio a forte pascia adesso del Trissino che però fatica a trovare la rete che arriva con Jordi Mendez sull'assist di Giulio Cocco. Leggermente fuori misura però il passaggio per il numero 6 del Trissino. Cocco da fuori, ancora Català e c'è però il gol di Cocco che porta avanti il Trissino. E recupera questa palina con lo slalom, con la serpentina di João Pinto che crea superiorità numerica. Pinto in mezzo a due, Malagoli è riuscito a tirarla fuori, aveva dato a tutti l'illusione del gol che arriva adesso con Remida che la butta dentro a 3:45. Ma è un Grosseto che deve uscire a testa sicuramente altissima da questa partita perché comunque tanto c'è un cartellino blu in arrivo. Saavedra finora in stagione ha un parziale di 3-12 dai tiri diretti. Va Saavedra, tiro diretto e gol, quindi sono 4-13 per lui. Termina così 5-3 per il Trissino che dunque conquista la 19ª vittoria di questa stupenda regular season.